Salve a tutti Blazers e bentornati in Dying Light. Oggi dobbiamo andare alla torre perché Raiz ci è entrato in qualche modo, ha preso il controllo della torre a quanto pare e ha fatto un accordo con il Grey per vendere i dati che ha rubato e per scappare dal run prima che venga distrutta. Per cui dobbiamo muoverci, attraversare di nuovo le fogne, tornare dall'altra parte e cercare di salvare tutti. Questa volta ce la dobbiamo fare, ragazzi. Bene, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Adesso noi entreremo da qui. Torneremo nelle fogne e arriveremo alla torre in un modo o nell'altro. Sì, l'entrata delle fogne era tipo qua in giro. Ma è chiusa. Ok, no, qua si scende. Perfetto, quindi posso entrare da questa parte e dirigermi verso la torre. Sembra che sia tutto aperto, quindi potrebbe essere più semplice da raggiungere questa volta. Beh, gli zombie non mancano, come al solito. Ma se io li arpionassi? Sì, lo posso fare. Wow, ma è fighissima questa cosa. Ok, però adesso li possiamo anche evitare magari e passare oltre. Mamma mia, sono tantissimi. Sono tantissimi. Vai, nel tubo. E adesso sali su. Sali, sali. Perfetto. Dove? Da dove passiamo? Andiamo di rampino? Andiamo di rampino. Ok, siamo arrivati in alto. Proseguiamo da questa parte. Ce la stiamo per fare, siamo usciti. Ok, siamo usciti, ragazzi. Siamo dalla parte giusta. Oddio, ce n'è uno gigantesco, cazzo. No, scappiamo, scappiamo. Via, 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 via. Scappa, scappa, scappa. Oh merda, il macello che c'è qui. Oh merda. Oh merda. Ma no, ma dove sono finito? Non so se è la parte giusta questa, sinceramente. Lì si passa da qualche parte. Devo aprire quella cosa. Crane, apri questa roba. Crane, apri questa roba. Dobbiamo andare di là, dobbiamo andare di là. Presto. Presto, prima che ti ammazzi. Presto, apri, apri. Oddio, oddio. Dai, via te. Via, apri. Ok, scappiamo. Scappiamo come se non ci fosse un domani. Me la ricordo questa zona. La prima volta non era infestato però. È successo qualcosa anche qui. Ok, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Vai, bassi fondi. Ora usciamo da questo tunnel e affrettiamoci a raggiungere la torre in qualsiasi modo. Devo oltrepassare questo punto. Sei in un rifugio? Ah, ho capito dove siamo qui. Quindi non è nella torre nostra, ok, perfetto. Stai per affrontare la parte finale del gioco. Vuoi continuare? Sì, ragazzi, siamo già al finale del gioco, quindi, wow. Io pensavo che era sulla torre, la torre di Brecken, invece no. È un altro edificio che era stato chiamato erroneamente torre. Però Crane non è messo per niente bene. Ok, Crane, dobbiamo salire in qualche modo. Lo so che stai messo male, però devi fare uno sforzo. Non c'è niente qua dentro. Pare di no, non ci sono oggetti. Ok. Oh cazzo. Zombie? Che diavolo. Sapevo che non avresti resistito, Crane. Zitto. Non voglio ascoltarti. Che succede? Cosa? Ascoltarmi? Che bella idea. Ma sono i soldati di Crane. Di Crane, di Raiz questi. Ecco, molto meglio. Ok. Le battaglie di un re vanno accompagnate dalla musica di un'orchestra. Merda. Ci vuole far combattere di nuovo, ecco, questo folle. Gli strumenti della mia volontà. Non possiamo neanche utilizzare il rampino questa volta. Porca Eva. Ok, dai. Possiamo farcela con la nostra fidata arma. Muori. E buttati giù. Via di qui. Dove? Dove andiamo? Scappiamo da qui. Proviamo a salire qua sopra e leviamoci. Buttati. È inutile combatterli se possiamo scappare. Mamma mia, il macello. Il macello che c'è. Ci ha preso al volo. Ci ha preso al volo quello stronzetto. Oddio, 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 oddio. Scappa. Scappa sui container. Scappa dall'orda di zombie. Sì, dobbiamo scappare. Non li dobbiamo combattere. Confermato. Via, via di qui. Corro, corro. Tu non ti preoccupare che io corro, sì. Oh mamma mia, ragazzi, è pieno zeppo.
È pieno zeppo di zombie. Dove? Lì. Lì. Ok. Ok, e mo? C'è un tunnel. Entra nel tunnel. Sarà quello giusto? Ci buttiamo, sì. Maledizione. Cazzo, che male. No, no. No, non urlare. Non urlare. Ormai li ha tirati. E io sto morendo. Perché sto morendo, ragazzi? Cosa? Oddio, i notturni. Notturni. No. No, ha tirato dei notturni. Merda. Merda, esci dalle fogne. Come? Come ci esco dalle fogne? Sono pieni di notturni qui. No, ragazzi. No, no, no. No, via. Via, scappa, Crane. Crane. Sono più veloci di noi. Sono più veloci. Mi devo... No, sono morto. Mi stavo per curare, non ce l'ho fatta. Scappa, scappa. Non li possiamo combattere, sono troppo forti. Sono troppo forti per noi. Via. Scappiamo. Scappiamo di qui. Ok, e mo? Così. Vai. Sì. Ci sono altri bambini in giro però. Ce ne sono altri, ne stanno attirando altri. Vai con la fune. Bella così. Bella così. Via, via, Crane, via. Non ti voltare, non guardarti indietro. Scappa e basta. Ok. Ok. Ora, di qui. Salta da questa parte. Perfetto. È pieno di bambini. Pieno. Ok. Vai. Vattene. Mamma mia. Ci ha preparato una trappola incredibile. No. Merda. Da capo, mi tocca farlo da capo. Salta. No, ancora mi hanno buttato giù. No, no, ogni volta che arrivo qui mi spingono questi. E non si appende. Dai così, dai finalmente. Dai, cazzo, corri, Crane. Corri, non ne posso più, Crane. Corri. È stanco, Crane, è stanco, porca troia. Corri. Sì, sì. E mo? C'è una scala lì, c'è una scala. Salta e afferrala. Sì, vai, vai. Ci stanno seguendo ancora? Sì, non è finita. Non è finita. Non è finita ancora, cazzo. Non è finita. Lì. Ok, incontra Raisa, è finita. Ce l'abbiamo fatta. Wow. Wow, mamma mia. Ma troppo malato sto parkour, ragazzi. Troppo malato. Forse tu sei... È l'arena questa. Il re della melma. Tu non puoi uccidermi. Non puoi sconfiggermi. Non puoi neanche raggiungermi. Questo lo dici tu, adesso vediamo. Ci sto lavorando. Vedi che usciamo dall'arena piano piano. Ti veniamo a prendere. Ti tagliamo anche le gambe a sto giro. Ok. Lì c'è un ascensore. Mi sa tanto di trappolozzo. Però lo dobbiamo fare per forza. Eppure continui a provarci. Permettimi di offrirti un po' di accompagnamento. Ecco. Che intendi? Compagnia o accompagnamento musicale? La musica della sofferenza. Musica. Suonata dagli schiavi. Ideale per uno schiavo. E io sarei uno schiavo. Ma stai zitto un po'. Solo perché ha combattuto nell'arena, continua a menarla con sta storia. Dai più veloce. Sì, dai più veloce. Ci stiamo mettendo la vita. Secondo me non ce la facciamo e tipo crolla tutto. Non mi piace sta cosa. È tutto traballante. Dai che ci siamo quasi. Apriti. Apriti, sesamo. Apriti, apriti. Apriti. Dai. Ci siamo. Zombie ovunque. Ovviamente questo lo buttiamo giù perché è proprio lì che è invitante. E noi passiamo da questa parte, no? Delle scale. Delle scale, non portano da nessuna parte. Ah no, qui c'è qualcosa. C'è qualcosa, salta su. Ok, io questi zombie. Raisa ha detto che saresti venuto. Cosa? Hanno sparato. Che ci fai qui? Ecco, che ci si guadagna a cercare di sopravvivere. Perché ci ha aiutato Raisa. Ci ha traditi tutti. Ah, bella merda. Salgo e ammazzo quel figlio di puttana con le mie stesse mani. Non da questa parte. Abbiamo messo delle mine sui due piani sopra di noi. Ah, bene, ottimo. Attraverso il secondo blocco, più in alto che puoi. Poi torna indietro. Torna indietro.
ci sono delle mine, cazzo. E qua è tutto pieno di bombe, ecco perché... Sì, è pieno di soldati di Raiz. E Karim è morto. Sai che è morto? Sì, ragazzi. Potremmo tipo saltare sulla gru. Sì, per me è questa la strada. Saltiamo sulla gru. Wow! Wow! Pazzo! Tu vola giù. Vola giù, t'ho detto. Bravissimo. E noi saliamo qui. Karim è riuscito ad avvertirti, vero? Certo. Ho fatto bene a sparargli. Sì, ma non l'hai ucciso, quindi non è che hai fatto così bene. Oh, cazzo. Ok, e mo? Preferivo quando non eri così fottutamente loquace. Infatti. Considero una sorta. Passiamo da lì. Pareggio dei conti. È un muori tu. Riesci a comprendere, vero? Non ti sto neanche ascoltando, Raiz, perché qua dobbiamo saltare, suppongo, fino all'altra parte. E non sarà facile. Ci proviamo, ragazzi. Ci proviamo, ci proviamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non era così difficile. E ora? Troviamo un modo per salire, dunque. C'è un passaggio dentro. Sì, ci sono le scale. Le scale, le scale. Le scale. Vai. Così ce li lasciamo tutti alle spalle. Oh mio Dio, è pieno anche qui. È pienissimo. È pieno di zombie. Vai di qui, Crane. Beh, un bel posto dove passare. Oh mio Dio, li sento alle spalle. Oh mio Dio. Passa di qui. Corrono, fanno casini. Ci sono quelli giganti. Io li evito tutti quanti perché è impossibile batterli. No, no, siamo caduti. Aia, 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 aia. Da dove? Da dove passo? Ehi, ehi, li sento. Sì, vabbè, ma non si appende, non fa niente lui. C'è una pazza che mi vuole correre addosso, però è bloccata lì. Noi corriamo di qui. Ok. Crane, fai questa furbata, passa tipo di qua. Ok, così può funzionare. E adesso? No, via, via, guai a te. Ok, ci siamo. Ci siamo. Di qui? È di qui forse? Dove andiamo? Torcia? Torcia, prego. Oh cazzo. No, c'è un bomber. Cose, via dalle balle. Qui, vai qui. Ok, ok. Andiamo, scavalchiamo come al solito. Sarà una lunga scalata questa. Qualcosa mi dice che ci vorrà tantissimo. No, ci sono delle scale, meno male. Merda, scappa, è pieno di bomber. È pieno di bomber, scappa. Sì, stiamo soffrendo molto. Permettimi di contribuire al tuo dolore. Che cazzo vuoi fare ancora? Stai fermo, stai. Via. Ok. Scale, eccole, eccole. Saliamo. Bene. Di nuovo nell'altro. Cosa? Sto folle, mi vuole tirare giù la gru. Muoviti, muoviti, Crane. Muoviti, Crane. Oh mio Dio. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi, ci siamo quasi. Siamo tornati nell'altro edificio. Che sta dicendo questo? È pazzo, eh. È pazzo, te la brucio la bandiera. Siamo arrivati in cima a questi robini. Dove sei nascosto, stronzo? Ok. È un club che intendo sciogliere. Qua è pericoloso questo zombie. Sempre che siano. È caduto, ok. Meglio così. Salta qui. Ok. Bene. Mamma mia, questi parkour. Da infarto. Da infarto. In qualche modo ti veniamo a prendere. Tanto si sa che avrà già preparato una trappolozza ancora. Oh, ossessionato dal bisogno di vendicarsi. Passa di qui. Divorato dal. Ok. Sì, sì, Raiz, dici tante di quelle stronzate che la metà basta. Bravo. Meno male che ci sei tu a darci sti consigli inutili. Ok. Ce la stiamo per fare, ragazzi. Sento che siamo molto vicini, sì, decisamente. Dove sto andando? Calma, calmo, Crane. Non ti agitare adesso che ci siamo. Non ti agitare. Tranquillo. Ce la faremo in qualche modo. Siamo su. Siamo quasi su e abbiamo recuperato anche il rampino. Quindi, l'ultima parte facciamo così. E parte un video, però.
Ah, hai capito? Eccolo lì, Raiz. Cosa pensi così di fare? Ci ritroviamo. Il che vuol dire che questo non mi serve più. Con o senza quello, Suleiman, sei morto. Chi è quella roba? Su, Crane. Non fare finta che non ti importi. Quante vite dipendono da questo disco? Ah, è quello centinaia, che ha rubato. Migliaia. Forse miliardi. Ok. Cosa? Che... Ma che cazzo? Come ha fatto? Ha una mano sola questo. Che cazzo? Una cosa hai ragione, Crane. Suleiman è morto. Wow. Stai calmino, eh. È morto con suo fratello. In questa città. Stai calmino. Tu non sei nemmeno di qui. Tu non sai cosa significhi soffrire. Sì, Raiz. Sei un po' disperato. Oh, l'hai sentita questa? L'hai sentita? Mister Moncherino? Merda, 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 merda. No, 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 no. Wow. E questa? Ti è piaciuta? Raiz di merda. Voglio prendere il controllo della situazione, però. Lo voglio ammazzare io. Wow. Ti è piaciuto, Raiz? Sì. Forza. Non puoi resistere. Fallo. Non mi opporrò. Proprio come hai ucciso Tahir. Fallo. Non lo so. Non sarebbe molto soddisfacente. Vuoi che detti io le regole? Ecco la regola numero uno. Passerai il resto della tua vita del cazzo a soffrire. Cioè? Ah, aia. Crane, cosa stai facendo? Non lasciarmi così, Crane. Ah, lo vuoi far trasformare in uno zombie? Chiudi quella bocca di merda. Ok. Abbiamo recuperato questo dannato disco, ragazzi. Il Gre si fa vedere solo alla fine, ovviamente. Oh merda! Lo sapevo che non andava lasciato in vita, però. Porca troia. Pazzesco con quale rapidità le situazioni si possono ribaltare. Se fossi stato intrappolato da Bran, questa ferita mi avrebbe ucciso. Ma ora tu sei appeso tra la vita e la morte. Mentre il GR è in attesa di portare me all'ospedale. No, come cazzo facciamo? L'onore di decidere il tuo destino. Dammi il disco, così ci sarà almeno una possibilità che Arran sopravviva. Buttiamolo tra le eliche dell'elicottero, vi prego. Oppure continua a combattere con danno la tua città. Secondo me ci sta pensando veramente. Ok, ecco. Tieni, stronzo. E mo? Pezzo di merda. Mamma mia, ficcaglielo. Oh, nel collo, bitch. Ciao, ciao. Stronzo. Troppo facile morire così, però, gli avrei fatto proprio cose orribili. L'avrei torturato prima di ucciderlo, fossi stato in grado. O l'avrei buttato tra le pale dell'elicottero. Sarebbe stata una figata. Scappiamo con il disco? Cosa facciamo? Questi lo desidereranno sicuramente. Però non siamo messi bene. Eccoli lì. Dannati. Cosa volete? Raiz ci ha già detto di avere i dati dello scienziato morto. Ci interessa solo la cura. E stiamo offrendo una chance. Trova il resto dei dati e vieni con noi. Mi vengono in mente un sacco di motivi per mandarvi a fanculo, ma facciamo finta un attimo che non mi crediate. Mi serve la cura. Cosa è qui, starà pensando? In città, da qualche parte. Di certo, non farete stronzate in stile ministero. Esatto. Crane, ma te ne fotte davvero qualcosa di questa gente? Oh, le vulgarità. È solo un lavoro per te. Lo era. Una volta, all'inizio. Non più, farò sentire quando avrò deciso che cosa fare. Quindi li spolloniamo così. E se ne vanno. Pensavo che sarebbero stati più insistenti. Crane, mi
sente? Sono Kand. Sì, okay. La sento. Che c'è, dottore? L'analisi dei campioni di tessuto si è conclusa e i risultati sono, beh, dire fenomenali sarebbe poco. Wow. Se recupera i dati di Zer, una cura è sicuramente possibile. Le abbiamo in mano. Va bene. Ne parliamo quando ci rivediamo. Sì. Quando ci rivediamo, però. Siamo dall'altra parte della città a questo punto. Qui è io che parla. Conoscete la procedura. Andate al rifugio più vicino e attendete l'alba. Buonanotte e buona fortuna. Sì, Ayo. E finisce così. Ok, ragazzi, abbiamo finito Dying Light. Abbiamo fatto fuori Raiz. Abbiamo incontrato il Grey, anche se me li sarei aspettati più agguerriti, ma non è stato così. E il gioco lascia intendere che la cura verrà creata quando Crane e Camden si rincontreranno. Mi è dispiaciuto non vedere questo momento, però. Cosa succederà poi? Questo finale lascia magari un'apertura a un continuo, oppure lasciano intendere che la cura verrà creata e verrà distribuita, diciamo, in mani sicure, quindi non al Grey. Non lo so, ragazzi, intanto premiamo continuo e vediamo cosa succede. Siamo tornati alla torre, ragazzi. Ci sono altre missioni, ma ovviamente sono le missioni secondarie. In realtà il gioco è finito, per cui probabilmente la cura non viene creata nel finale, semplicemente per lasciare il tutto aperto e permettere al giocatore di esplorare nuovamente la città e combattere nuovamente gli zombie. Comunque, ragazzi, che dire, a me questo gioco è piaciuto veramente un sacco, è stato fenomenale, fantastico. È stato tutto quello che desideravo quando l'ho iniziato, con la speranza di avere davanti un bellissimo gioco zombie, e mi ha soddisfatto in pieno. Per cui, ragazzi, mettete tantissimi like per questo finale epico, di questo gioco ancora più epico. E ragazzi, commentate, perché io tornerò nei commenti adesso, visto che il gioco è finito, non c'è più pericolo di spoiler, e condividete, come sempre, se volete sostenermi. Per cui, ragazzi, con questo bellissimo tramonto, noi ci salutiamo per l'ultima volta di questa serie. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.